Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite. Venerdì 19 aprile 2024 è arrivata una nuova skin, Balvin Scheletro Infernale Irradia Vibrazioni Reggaeton. Questa è la novità di oggi dedicata allo shop giornaliero e successivamente andremo a vedere una mappa creativa come tutti i giorni per livellare velocemente il nostro pass battaglia e il nostro mini pass battaglia dedicato alla collaborazione con Avatar. Se volete supportarmi, codice creatore il GianYT, tutto attaccato, mi raccomando, se mi supporterete, taggatemi su Instagram che verrete ringraziati e menzionati in un prossimo video. Ma ora passiamo alla skin di oggi. Bundle da 1800 V-Buck con skin, backpack e traccia gem. Questa è la skin da 1500 V-Buck con la sua versione Lego e il backpack Balvin Scheletro Infernale, serie di icone da 1500 V-Buck. Ma quanto è bella la corona che fluttua nella versione Lego. Molto molto carina questa skin della serie icone. Poi andiamo a vedere, è tornato Weekend, tutta roba questa che è già uscita nei giorni scorsi, tracce gem, collaborazione con Avatar, con i bundle e i pacchetti singoli, e poi è tornato Genki, bundle da 1800 V-Buck, skin, eccola qui, da 1500 e piccone da 800. Poi abbiamo gli originali in evidenza, bundle Dino Guardia, 2600 V-Buck, oppure le skin singole da 800, Saura 800, cacciatore lucente 800 V-Bucks, Rex Oscuro 1200, squadra speciale 1200 e Rex 2000 V-Buck, Roar l'emote integrata da 500. Passiamo oltre, rinnegata 800 V-Buck e poi il bundle Rampino Galattico 2500 V-Buck, 2000 per la skin singola lottatrice Galaxy, molto molto carina. Canaglia 1500, Jolly 2000, testa di pomodoro 1500 e la regina d'autunno, che ormai siamo in primavera, 1200 V-Buck. Poi abbiamo 1200 V-Buck per Piedipa. Piedipiatti, terra 1200 V-Buck, falce del caos 800, poi tutta la roba dedicata a Lady Gaga, skin delle auto uguali, Lego idem, passa elementi, crew di aprile e poi tutta roba che abbiamo già visto. Detto ciò, io direi di passare ora alla mappa creativa, che ci farà completare il pass battaglia completando gli incarichi dedicati alle mappe create dai content creator. Quindi ci manca davvero 1050 punti key. Codice della mappa 11 960967 3308 The Sharkgun Game One Shot. Mappa nuova, mappa un po' diversa dal solito, non è vero, sono più o meno tutte simili con la stessa meccanica, però questa è una mappa che proprio non abbiamo mai visto, quindi andiamo a vederla insieme. Startatela in modalità partita privata e seguite tutti i passaggi per guadagnare tantissimi punti XP. Livello 223. Voi a che livello siete arrivati? Fatemelo sapere nei commenti. Sono curioso di sapere la vostra e vi ricordo che se arriviamo a 2000 iscritti e 50 like al video, faremo un torneo con in palio la skin di oggi. Cosa ne pensate come idea? Fatemelo sapere nei commenti. Seguitemi su Instagram, trovate il link nella home di YouTube. E basta, cominciamo con la mappa di oggi. Eccola qui, una volta avviata, dovrete attendere un paio di minuti prima di cominciare, quindi girate un po' per la mappa.
e poi andiamo a seguire tutti i passaggi. Là c'è il Mecca. Questa è l'isola di Mida, lo squalo. Quindi molto carina questa mappa. Ok, ora andiamo ad attivare il primo glitch. Entriamo qua sotto. Andiamo in questa stanza e qui dove c'è questa parete dobbiamo fare un emote qualsiasi. Quindi ci avviciniamo, emote, e poi andiamo, una volta fatta l'emote, andiamo nella secret room. Quindi andiamo giù, usciamo, ok, testa dello squalo, scendiamo qua a sinistra, fiore, ok, e dobbiamo scendere qua dove c'è la palma. Che bella la testa dello squalo. Quanti ricordi! Ah, che stagioni! Ok, qui c'è il tronco della palma, fate un emote e qui a destra comparirà il tasto secret, e una volta cliccato verremo riftati nella secret room. Qui attiviamo il timer, eccolo qui, e ora dovremo attendere i soliti 900 secondi, ma intanto che aspettiamo possiamo farmare punti XP, perché qui in fondo, superati i barili, abbiamo la FK XP button. Eccolo qui. E una volta cliccato inizieremo a guadagnare punti XP in modalità FK, intanto che attendiamo i 900 secondi. Quindi vamos. E ora non ci resta che attendere lo scadere e l'apertura del varco. Quindi 3, 2, 1, ready. Una volta scaduto il timer, dobbiamo andare in questa nuova area, entrare nella casa di destra, qui. Giriamo a destra verso la cucina. Apriamo la porta e qua sopra nel garage abbiamo il primo tasto da cliccare che ci farà guadagnare i primi punti XP. Andiamo avanti, il secondo tasto lo troviamo qua sulla scala, eccolo qui. Lo attiviamo. E anche qui altri punti XP. Suoniamo il campanello. E ora entriamo nella casa di fronte. Entriamo dentro, saliamo la scala, entriamo nella porta di sinistra e qui dove c'è il letto abbiamo il terzo tasto da cliccare. E anche qui altri punti XP. Andiamo avanti, tanto che salgono. 40k fatti. Ora usciamo dalla casa e andiamo nell'angolino che c'è di qua. Eccolo qui, altro tasto e altri punti XP. E dovremmo aver fatto un livello. No, quasi. Manca poco. 60k fatti, quindi abbiamo completato le daily e abbiamo livellato, direi. Niente male, fatemi sapere nei commentini qua sotto.
cosa ne pensate. Mi raccomando, spolliciate, condividete il video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto. Arriviamo a 2000 iscritti, che facciamo un torneino a zero build con in palio una skin per il vincitore riservato agli iscritti. Detto ciò, noi ci vediamo stasera in live, vi auguro una buona giornata e un buon game a tutti. Ciao!